Beh, è una protagonista straordinaria del cinema, della televisione, del cabaret, dell'arte italiana, ma oggi parleremo di tante cose, della qualità della televisione, del servizio pubblico, di cosa siamo diventati e di cosa eravamo. Marisa Laurito, grazie per essere qui. Eccoci qua, buongiorno, buongiorno a tutti. Marisa, insomma, noi ti abbiamo visto, Pronto? eccoci, ti abbiamo visto Sì. nei grandi programmi di Renzo Arbore degli anni Ottanta. Parto con una domanda a Marcord. Cosa manca oggi nella televisione di tutto questo? Guarda, io credo che oggi manchi essenzialmente la creatività. Mancano professionisti, quelli importanti, funzionari, produttori, quelli che erano dietro la scrivania e che supportavano gli artisti e che facevano di tutto per realizzare i sogni degli artisti, perché quei sogni lì diventavano i propri sogni, i loro sogni, e quindi si giocavano anche il posto di lavoro, le sedie, per poter cercare di fare delle cose nuove, quindi anche di sperimentare, di fare programmi nuovi. Ecco, la sperimentazione oggi è una cosa veramente che va al di là della storia moderna, perché da quando sono entrati nel nostro mondo i reality siamo veramente fregati. Che cosa dire? Ma anche per esempio in televisioni molto, come dire, potenti come la Rai, insomma, si trovano poche cose davvero interessanti. Io sono rimasta per esempio scioccata da questi 70 anni della Rai, dove sono andata per affetto, perché io vengo dalla Rai, la adoro e amavo essere lì, ma è stato un incubo per me perché non c'erano più le professionalità che io amo e a cui sono Cosa ti è abituata. mancato? E Cosa ti è mancato? Ma purtroppo, cosa ti è mancato maggiormente in quest'autocelebrazione? beh, intanto non c'era la storia della Rai, mischiata a quella di Fininvest, che non so per quale motivo si devono fare i 70 anni della Rai mischiandola a quella di Fininvest. Non c'era il racconto della storia della Rai, l'amore che tutti noi abbiamo avuto per la Rai, i personaggi che veramente, sì, alcuni c'erano, Baudo c'era molto presente. Ma Renzo, per esempio, Arbore è stato messo all'una di notte. Io ho avuto varie discussioni con gli autori perché volevano farmi fare cose che io non volevo fare. Quindi, insomma, e infatti poi il risultato si è visto che non è andato bene. Perché la verità è che non c'è una cosa basilare: la disponibilità, la creatività, la professionalità nei confronti di quelli che devono lavorare, l'allegria. Io sono stata abituata nella prima parte della mia vita a lavorare così, quindi ovviamente non riesco assolutamente a lavorare in altro modo, perché mi sento, come dire, tagliata a metà, mi sento avvilita, ecco. Ma sai qual è la cosa che secondo me manca maggiormente nel servizio pubblico oggi e non solo lì? Manca l'inventiva, nel senso che quelli che la notte fu il cazzeggio, o anche indietro tutta, fu il cazzeggio dopo gli anni di piombo, quindi fu un E la momento. creatività, per l'appunto, ma non manca l'inventiva, ci sarebbero molte cose. Io ho nel cassetto 4-5 programmi che potrei fare, ma io non li faccio, non li presento neanche, perché come ti ho detto, i programmi non li fanno solo gli artisti, li fanno i produttori, i funzionari che lavorano accanto a te, gli autori, ma se questi non vogliono rischiare e vogliono fare sempre le solite cose, la solita pappetta, è molto difficile risolvere, capito? Questo è il problema principale. E tutto è, come dire, si è tutto ridotto a poca pazienza, poca creatività, poca sapienza anche. Perché sai, uno che lavora in Rai, purtroppo la deve conoscere la storia della Rai.
cioè, non può fare a meno. Io che lavoro nel mondo dello spettacolo, tento di conoscere tutto, di sapere passato, presente e futuro, perché quello è il mio lavoro e quindi io devo sapere quasi tutto. Certo, non si può sapere tutto, ma insomma, cioè, è imbarazzante la banalità con cui si trattano degli argomenti, ecco. Tu hai fatto anche molte parti nel mondo del cinema. Il mondo del cinema come lo vedi in questo momento? Lo stesso problema o c'è qualche barlume di speranza? Beh, il mondo del cinema, diciamo che ci sono degli autori giovani che per fortuna trovano, beh, ci sono state più, sicuramente ha avuto più forza, perché comunque ci sono delle persone giovani che ci lavorano e che hanno successo. Quindi per fortuna forse il cinema ha più chance, anche se naturalmente siamo molto debilitati, l'Italia è debilitata dal fatto che tutto quanto, tutti i cinema sono occupati da prodotti americani e quindi di conseguenza i nostri trovano poco spazio nelle sale. Ciò che mi addolora maggiormente è che quando Marisa Lauito sbocciò con Arbore negli anni Ottanta, ecco, era una Marisa Lauito ancora under 40 fondamentalmente. Oggi i due mattatori della televisione pubblica, se vogliamo tre, sono Amadeus, Fiorello e Carlo Conti, che però sono tutte e tre figure, diciamo, molto abili professionalmente, ma non giovani, non nuove fondamentalmente. Ecco, oggi non si riesce a tirar fuori un talento anche scansonato, anche nel varietà delle nuove generazioni. È come se le nuove generazioni non fossero rappresentate in nessun ambito della società, nel giornalismo, nella politica e nemmeno nel varietà. Ecco, ma tu hai fatto una domanda che mi sta molto a cuore. Ma tu come fai a mettere in scena dei giovani se non gli insegni, se non fai delle palestre, se non costruisci qualcosa che li faccia diventare bravi? La RAI avrebbe dovuto fare una palestra di giovani e lanciare dei giovani mentre si facevano, quindi sperimentazione. Non ha fatto nulla di tutto questo. E quindi questi giovani dove dovrebbero uscire? Poi devi metterci anche un'altra cosa. Noi quando eravamo ragazzi avevamo il senso del sacrificio. Abbiamo lavorato gratis per anni, abbiamo fatto tournée, teatro. Quindi io le ossa me le sono fatte in teatro, ma io oltre a farmi le ossa me le sono anche distrutte le ossa, perché io ho lavorato in teatri umidi, con i vestiti bagnati addosso, non avevamo un minuto di tempo, non c'erano i sindacati, non dico che i sindacati non debbano esserci, ma cioè, eravamo molto motivati, questo voglio dire. Oggi se tu vai a fare, io faccio dei provini per i giovani, ti chiedono prima di tutto quanto guadagnano, poi quante ore lavorano in teatro. E questo è assurdo, un mestiere d'artista non lo puoi fare come se andassi a timbrare il cartellino, non è possibile, non diventerai mai importante. È la società contemporanea, bellezza, e purtroppo oggi conta soltanto il valore economico, non conta più altro. Quindi tu capisci come l'arte di questo l'arte viene assoggettata da tutto questo, è orribile. Ma una volta Pippo Baudo aveva avuto un'idea molto giusta che nessuno ha ascoltato, neanche Baudo ascoltano ormai. Baudo aveva detto: ma perché non usiamo l'estate per valorizzare dei programmi magari sperimentali, provando dei conduttori nuovi? Perché effettivamente non ha molto senso che tu metta Pippo Baudo pure a luglio, ma avrebbe senso magari che tu usassi l'estate per fare un grande varietà nel quale spendi giovani di possibile avvenire, anche se non fanno gli ascolti che può fare un Mamma Santissima, ma comunque gli fai fare le ossa e vedi quelli che sono più abili per poi magari proiettarli. Ma per fare, appunto, hai ragione, ma per fare quello che dici tu bisogna creare la palestra, cioè mi spiego meglio, devi fare, quando io facevo Domenica In, dentro Domenica In c'erano delle ragazze giovani che erano le boccoli,
che facevano un piccolo spazio e poi sono diventate attrici, hanno preso la loro strada. C'era D'Agostino che iniziava, aveva iniziato con Quelli della Notte, ma aveva un suo piccolo spazio da giornalista. Quindi, se tu non crei piccoli spazi per far crescere le persone, che poi man mano che vai avanti, questa è la gavetta, eh? Non sto parlando niente di così astruso. Quando... La gavetta è basilare per un artista. Quando si dice ai ragazzi, e lo dice la televisione, lo dicono i giornali, lo dicono i social, che si arriva senza saper fare niente. Scusami, Roberto è una stronzata, gli stanno vendendo fuffa. Non è vero e non è possibile. Sì, puoi arrivare a diventare famoso per 6-7 mesi, ma se non hai le spalle coperte, che sai fare? Poi dopo crolli. È questo che non si comprende, che si fa fatica a digerire. Perché sono tutti alla ricerca dei soldi e di essere riconosciuti. Sono tutti alla ricerca che anche se hanno 200 followers, oddio, 200 followers, ma non è così. Ma sai cosa vuol dire durare una vita, fare un mese? Io ho 55 anni di carriera, 54 in verità, ma sai cosa vuol dire navigare per 54 anni e non crollare mai, oppure crollare un minimo e poi risorgere? Cioè, ma è il lavoro questo, è la professionalità, ma se non hai fatto la gavetta non ci riuscirai mai, questa è la verità. Ascolta, ma per quanto riguarda l'informazione si dice che il momento clou del disastro è stato l'editto bulgaro, cioè il momento in cui vennero cacciati Biagi, Santoro e Luttazzi. Nel tuo settore, secondo te, c'è stato un momento in cui si è rotto il rapporto, diciamo, fra l'azienda, la RAI e le professionalità e per cui adesso siamo nella condizione in cui c'è stato, o è stato un declino progressivo? Ma tanti anni fa si è cominciata a rompere, è stata una cosa che è avvenuta piano piano, con calma, ma tantissimi anni fa si è cominciata a rompere questa storia, hanno iniziato a non prendere più i professionisti, c'erano quelli che collaboravano con la RAI, che erano direttori di fotografia, registi, costumisti, da un certo punto in poi hanno deciso che non si dovevano prendere più cioè professionisti da fuori che collaboravano ai programmi, ma che bisognava usare le forze della RAI e quindi quelli che facevano le sarte diventavano costumiste, i registi programmisti diventavano autori e registi, insomma un disastro, cioè perché i tecnici diventavano magari autori, c'è stato purtroppo tutto questo casino. E questo è accaduto proprio dopo gli anni 90, che è cominciato un declino veramente vorticoso. Poi naturalmente anche la televisione commerciale ci ha messo del suo, perché la televisione commerciale percorreva degli schemi che la RAI non avrebbe dovuto percorrere, perché essendo una rete, una televisione di Stato dove si paga il canone, era quella che doveva offrire un ventaglio maggiore di proposte agli utenti e quindi fregarsene degli ascolti. Gli ascolti, un'altra tragedia umana, perché tu puoi fare un programma bellissimo che piace a 20 persone, ma tutti quanti parlano di Quelli della Notte ancora oggi. Beh, ti credo. Ma Quelli della Notte non ha mai avuto grandi ascolti, è questo che nessuno va a analizzare. Quelli della Notte era un programma di punta che piaceva a tanti, ma non ha avuto questi ascolti micidiali. Domenica In, che facevo io, per dire, era un programma popolare, aveva veramente, abbiamo toccato anche 16 milioni di ascoltatori, ma sono cose differenti. Allora, andare a cercare gli ascolti così, come dire, ex abrupto, cioè al di fuori di quello che è, che può essere uno schema, è stupido, è ridicolo. Faccio notare ai più giovani all'ascolto che quando c'era Quelli della Notte, la concorrenza era la seguente: su Rai 2 c'era Linea Notte di Enzo Biagi, su Canale 5 c'era il Maurizio Costanzo Show. No, per capire il livello che c'era a quell'ora, ed era la seconda serata.
Certo. Era la seconda serata, non la prima, era la seconda. Purtroppo, sai, se tu vai a sfrondare le cose e le impoverisci sempre più, è una tragedia. Ma oggi che cosa hai detto che avresti delle idee? Se se ne può dire una, che ti verrebbe in No, mente? non la posso dire perché se la fregano immediatamente le tengo per strette. Il problema però è che sono io che non porto in giro queste idee, perché non mi fido delle aziende. Mentre una volta avevi un'idea e andavi, dico per dire, da Mario Maffucci, da Emanuele Milano, da Biagio Agnes, da Salvi, che ti riceveva perché sapeva il valore che tu avevi, perché conoscevano a memoria la Rai, o andavi da Mediaset, da Giorgio Goli, per dire, erano persone che sapevano con precisione tutto e ti davano Ed erano persone ascolto. anche di diverso orientamento politico, peraltro, perché questo va detto, cioè non si guardava soltanto se sei dei miei o meno, ma se l'idea è buona o no, questo va detto. Ma assolutamente, ma guarda che c'erano dei raccomandati, ma che facevano dei ruoli assolutamente, come dire, marginali. Non è che arrivava una attrice raccomandata che diventava protagonista dall'oggi al domani. E non si prendevano i personaggi perché erano di un certo tipo, di una certa affiliati a un partito politico. Ma guarda che la Rai è stata sempre del governo, ma non si è mai visto quello che stiamo vedendo adesso. Ecco, vorrei chiederti un parere in tutta onestà. Per esempio, ieri abbiamo visto un'intervista di Fabio Fazio a Chiara Ferragni, ora che se ne pensi di Chiara Ferragni, che ha fatto il 14%. Chiara Ferragni ha fatto più del Papa, per intendersi. Però Fazio, che se ne pensi del personaggio in questione, è stato costretto a trasmigrare verso il 9. E come lui se n'è andato via Massimo Gramellini, se n'è andata via. Cioè, un bel po' di persone fondamentalmente, Bianca Berlinguer, cioè nei vari settori la Rai ha perso dei professionisti di prim'ordine nei loro campi. Assolutamente. Sono stati perduti volontariamente. Quindi Ma io voglio non chiederti. è stato perdere faccia, è stata una, scusami, vorrei dire di più, ma devo usare un termine italiano. Vorrei dire però molto di più. È stata una sciocchezza enorme. Perché Fabio Fazio, oltre ad essere comunque un personaggio televisivo di qualità, portava all'azienda un sacco di soldi. Quindi è stata una sciocchezza, per dirla proprio, per essere proprio molto gentili, allucinante. Ma tutto questo per mettere poi, non solo, ma dimmi che motivazione ha avuto spostare Serena Bortone di sera. Serena Bortone aveva un programma che andava benissimo, molto carino, seguitissimo. No, è stata tolta da lì, è stata messa in serata Rai 3. Cioè, ma veramente alle volte io non riesco a capire come mai accadono, cioè quali menti vaganti possano ipotizzare degli scenari simili. Ma sai, Cioè, sembra quasi che ci sia nella stagione contemporanea un'idea di presa del potere, cioè Ettore Bernabei, la cui Rai era democristiana anziché no, però nella Rai di Ettore Bernabei il TG1 per un periodo lo ha condotto il socialista Enzo Biagi, il processo alla tappa lo gestiva Sergio Zavoli, socialista a sua volta, alla parte culturale c'era Umberto Eco, che certo non era democristiano. quando c'è stata la sinistra comunque al potere, comunque c'era Bruno Vespa, c'era la Magli, c'era, adesso non mi dà, c'era Giletti in Rai, cioè non è che c'erano appunto giornalisti anche che non facevano, che non erano proprio di sinistra, ma ora non mi vengono in mente tutti, ma insomma c'erano, quindi diciamo che si salvava la professionalità nei confronti del partito. Poi è ovvio che è corretto
non so se sia corretto, ma insomma è ovvio che ogni governo avesse la rete principale, che avesse un tot di minuti da dedicare alla politica, alla propria politica, eccetera, eccetera, eccetera. Però così non stiamo facendo altro che far scadere sempre di più delle perle che noi abbiamo in Italia. Giornalismo, televisione, noi eravamo fra i più bravi, eh? Giornalismo, televisione, cinema, abbiamo insegnato il cinema agli americani. Quindi voglio dire, dove porta tutto questo? È questo di cui io sono molto stupita. Beh. E sono molto seccata per questa trasmissione che hanno fatto sui 70 anni della RAI. Seccata perché la RAI è anche mia. Ci ho lavorato 10 anni, è un'azienda che io amo. E vedere il RAI dedicato a Mediaset mezz'ora, beh, credimi, mi ha dato proprio fastidio. Beh, in effetti sì, non sei stata la sola. Ascolta, questo programma dove tu sei in questo momento ospite va in onda usando anche il supporto qualche volta dei social network, comunque viene rilanciato anche su queste piattaforme. Come valuti questo nuovo tipo di comunicazione? Cioè, come valuti Instagram, Facebook, queste nuove forme di comunicazione che non sono tradizionali ma che consentono comunque di salvare un po' di pluralismo? Se usate bene, sono straordinarie. Il più delle volte vengono usate indiscriminatamente. Il più delle volte diventano delle piazze per insultarsi. Questo io lo trovo insopportabile. Il più delle volte vengono usate con algoritmi per farti comprare la qualunque e per farti diventare gregge. Questo io non lo sopporto, ma questo vale anche ovviamente per la televisione, per le altre reti. E sono appassionata, ammirata e felicemente accoglierò la beneficenza, come si chiama? L'intelligenza artificiale. Ma anche quella deve essere usata con grano salis. Non è che si può usare per sottomettere le popolazioni. Una volta c'era la religione che tentava di sottomettere i popoli e addestrarli. Adesso sembra che ci sia tutt'altro. Algoritmi, cioè c'è di tutto e di più, ti fanno comprare quello che vogliono. Sei privo di andare sul web a cercare una poltrona, che dopo neanche 3 secondi ti arrivano poltrone di tutti i generi, ma per 8 anni di seguito. Quindi, cioè, io dico che ci vorrebbe comunque un po' più di, come dire, di sicurezza, ecco. Ma sai, mi viene da dire, soprattutto non essere nelle mani per quello che riguarda la pubblicità e tutto quello che noi cioè nelle mani di enormi multinazionali che con i soldi che hanno possono comprare qualunque cosa. Ma mi viene da dire, negli primi anni 60 Biagi e Zavoli produssero un disco 10 anni della nostra vita e raccontarono appunto i 10 anni dal 35 al 45 che avevano portato dalla guerra da Abissinia, diciamo, alla fine della seconda guerra mondiale. Fu un successo mostruoso. Mi viene da fare una provocazione. Mi sorprende che tanti grandi nomi non dicano a un certo punto: non me lo fanno produrre in Rai, provo a farmelo per conto mio. Certo, un varietà ci vogliono soldi, ci vogliono strutture e tutto quanto, ma per esempio quando Michele Santoro provò a fare servizio pubblico per conto proprio, non fece gli ascolti di Rai 2, ma comunque andò bene. Ma Santoro ancora fa a servizio pubblico e continua a farlo insieme a Vauro. Io molto spesso vado ospite, però tu non devi pensare che Santoro fa un programma di giornalismo, dove è di giornalismo politico e di politica, dove è necessaria una redazione con una telecamera e una stanza, e poi va bene trasmettere sul web un varietà. Intanto devi trovare poi la destinazione finale, ma soprattutto devi trovare i soldi per poterlo fare. I soldi, il teatro.
quello che oggi fare un varietà come si faceva una volta, come l'abbiamo fatto noi, e devi trovare i talenti, e i talenti non si trovano più facilmente perché è cambiato il mondo. No, io mi sono trovata dagli anni 70, 80, 90, se tu mi dici ma come siamo arrivati fino ad oggi così? Guarda, io non te lo so dire, sono meravigliata anch'io che ci siamo fatti trascinare in questo acquitrinio, io lo definirei così, perché creativamente non c'è chissà cosa di straordinario, cioè per fortuna ci sono delle isole felici e ci sono tanti programmi che ancora reggono, che sono interessanti, parlo della televisione, parlo del cinema, parlo del teatro, ancora, però ti assicuro che si fa una fatica inumana, perché oggi la mentalità di oggi, quella come dire, normale, facciamo presto, facciamo tutto in fretta, non stiamo a lavorare troppo, a pensarci troppo, purché si faccia ascolto e si vada. Non è così, le cose belle non possono uscire fuori così. Le cose belle escono pensando e volendo fare una cosa bella, una cosa particolare, una trasmissione che rimanga nel cuore, una cosa che sia utile alla società. Così escono fuori, non escono tanto per fa. Voglio chiederti in conclusione, il prossimo 6 di marzo l'articolo 21 della CGIL faranno un'iniziativa appunto su questi temi, si intitola No Signal, cioè no segnale in pratica, ed è una riflessione sul lavoro della conoscenza, sul giornalismo, sulla società che cambia e sulle nuove forme di comunicazione in una fase in cui censure e bavagli sono all'ordine del giorno, non solo nel campo giornalistico. Se vuoi mandare un messaggio a questa iniziativa, che cosa ne pensi e come valuti questa mobilitazione? Io penso che bisogna mobilitarsi ogni giorno, bisogna. Sono felice che la faccio dal 6 marzo e spero di esserci, anzi credo di aver dato già il mio assenso, però il problema è che bisogna farla continuamente, bisogna stare molto allerta, perché guarda, giorno dopo giorno, così mi sono ritrovata, giorno dopo giorno, minuto dopo minuto, ti soffiano un alito di creatività, ti rubano un alito di libertà, prendono in mano una piccola cosa che invece sarebbe servita ad altro. Quindi noi dobbiamo veramente stare molto attenti, ma veramente molto attenti. Oggi veramente, ripeto ancora, dobbiamo stare in guardia e dobbiamo cercare di salvare quello per cui abbiamo combattuto fino ad ora. Mantenerlo già sarebbe molto bello. Non so se ci riusciremo mai. Io stamattina ho letto una lettera di una ragazza che ha manifestato per la Palestina a Modica, erano solo 100 ragazzi, hanno fatto un pezzo di strada e hanno trovato la polizia con i manganelli e alle loro spalle delle volanti. Io non so, erano nella lettera diceva che hanno alzato le mani, che hanno fatto capire che era una manifestazione pacifica, ma cosa sta accadendo in Italia? Ma noi non possiamo manifestare pacificamente. Ragazzi, ma qua bisogna stare veramente attenti. Qua non si può far passare una cosa del genere. Concordo con te. Diciamo che negli ultimi 20 anni le manifestazioni, soprattutto quelle pacifiche, sono state spesso represse in maniera drammatica. Ma questo è gravissimo. Che cos'è la democrazia? Allora dobbiamo iniziare a chiederci cosa sia la democrazia. Io non lo so più, perché se siamo, come dire, se la nostra vita è invasa dai social che ci vogliono far credere di tutto e di più, se il futuro potrebbe essere l'intelligenza artificiale con tutto
tutte le sue bellezze, ma anche con tutte le sue bugie. Se non possiamo appunto manifestare e dire quello che pensiamo, perché altrimenti abbiamo paura anche di essere, come dire, scritti nel libro nero, beh, non va bene così. Io voglio cambiare paese, non è più il paese che fa per me. Problema è, non so dove andare, però siamo in parecchi. Comunque, visto che questa è la settimana, fammi fare un appello in conclusione: libertà per Julian Assange. Scusa, ma questo è fondamentale dirlo. No, sottolineo anch'io con te. E quindi se ci sei il 6, ci vediamo lì. Grazie. Va bene, grazie a te, Roberto, a presto.